Dunque, buongiorno e benvenuti allo stadio comunale di Grottaferrata per la finale del torneo internazionale Il Calcio è Rosa, Donne e Pace, competizione che si è tenuta sui campi delle province di Roma e Frosinone ad affrontarsi le vincitrici dei rispettivi gironi, le montenegrine dell'Economist e la rappresentativa Italia LND, allenata da Marco Canestro. Coppola, lo scarico. Il cross, pallone, attenzione intanto allo stop e tiro da parte di Colombo sull'appoggio di Penso. Tiro che di fatto non è pericoloso, non crea nulla e non impensierisce Zukić, però primo squillo delle azzurre. Ecco la battuta, facile la presa di Colombo. Penso la tiene lì. Forse subisce fallo, l'arbitro lascia giocare, attenzione intanto alla possibilità per Coppola che calcia, ma il pallone viene respinto, di nuovo Coppola, parte il tiro e c'è la rete di Coppola per il vantaggio dell'Italia LND, una conclusione da fuori che beffa Zukić, nulla può l'estremo difensore dell'Economist per il vantaggio dell'Italia LND. Licari, Montemezzo, scambiano le azzurre, pallone sul lato destro del campo in direzione di Brambilla, all'indietro per Collova che lancia, pesca Coppola, buona la manovra adesso, attenzione alla palla per Colombo, Colombo a tu per tu con il portiere, il passaggio dentro e c'è l'autorete! L'autorete per il raddoppio dell'Italia LND, bellissima azione manovrata dalle azzurre con la palla al centro di Colombo, sulla quale arriva la difesa montenegrina, ma la sfera viene depositata in rete, è 2-0 Italia LND. A beneficio di Rodic, lo stop adesso di Penso, che salta l'avversaria, Veronica e passaggio in direzione di Montemezzo, occhio all'Italia adesso, allarga il pallone per Dintino, Dintino sul lato sinistro del campo, Dintino entra in area di rigore, il tiro e poi Coppola per il 3-0 dell'Italia LND, un'altra bellissima azione manovrata dalle azzurre con Dintino che si invola sul lato sinistro del campo e crossa in mezzo dove Coppola si fa trovare puntuale all'appuntamento per l'appoggio in rete ed è 3-0 per l'Italia LND. Occhio adesso all'attacco proprio di Catena che parte subito in quarta per cercare di dare il suo contributo in questa finale, lo scambio di Penso con Dintino che arriva sul fondo, crossa in mezzo, il cross è buono, arriva adesso la numero 11 che colpisce di testa, buono l'inserimento di Vergari, pescata da Dintino, Dintino lo stop, di nuovo per Farnesi, lancio di Farnesi, occhio al rimbalzo del pallone, Coppola cerca di tenerla lì, guadagna ancora Penso il possesso, Penso scarica, il tiro di Catena è buono e c'è il 4-0 dell'Italia LND, che gol di Catena da fuori, che gol di Catena da fuori con questo, con questa rasoiata a sorprendere l'estremo difensore montenegrino per il 4-0 dell'Italia. Recupero però di Dintino, Dintino si invola, ancora Dintino, entra in area di rigore, prova la conclusione, facile presa qui per Zukić. E poi Battilana. Il lancio di Battilana a cercare Coppola che parte in posizione regolare, Coppola davanti al portiere e poi di ginocchio, ha cercato di segnare di ginocchio, però c'è ancora una possibilità con Vergari che punta la diretta avversaria, Vergari la tiene lì. Di Suola, poi Vergari va via sul lato destro del campo, il cross in mezzo, non c'è niente, non c'è il fallo di mano, non lo chiede neanche Vergari. No, non arriva all'appuntamento con il pallone, la numero 4 Giurgevaz mette fuori e fischia tre volte la direttrice di gara. Termina così la finale di Il Calcio è Rosa, Donne e Pace sul risultato di 4-0 per l'Italia LND, non c'è storia al comunale di Grottaferrata. Dunque Luca Clementi qui per voi su My Soccer Player, grazie di averci seguiti non soltanto oggi ma per tutta la durata del torneo da noi trasmesso. Un abbraccio e buon proseguimento.